Impegnata mercoledì in Coppa Italia, la Sestese anticipa il sabato la sfida contro l'Accademia Pavese. I biancorossi sono squadra da non sottovalutare, visto l'organico, anche se ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Con i nuovi innesti però parte forte la formazione di Molluso. Dopo 3 minuti un'accelerazione porta al tiro di Dio, murato da un difensore. Sestese più operaia e meno fantasiosa. Senza Colombo i padroni di casa faticano ad inventare qualcosa negli ultimi 20 metri. Così, da un errore in costruzione e in disimpegno sulla corsia mancina della Sestese, parte il contropiede dell'Accademia Pavese. Il rientro della difesa di casa però è concreto. Il tiro di Vassallo, dopo un lavoro da parte di Dio, è deviato da un difensore. Sul successivo cross di Anelli, Menegon e la difesa della Sestese ci mettono una pezza, mettendo in corner. Le accelerate di Dio però sono incontenibili. Qui in particolar modo Anelli non arriva sul più bello per convertire in rete il cross del numero 11. Ci prova anche Casiroli con un tiro da fuori. Poi alla mezz'ora gli sforzi dell'Accademia Pavese vengono concretizzati. Corner da destra, Ponte sporco di un compagno, e Dio è al posto giusto nel momento giusto per convertire in rete il pallone. Secondo gol consecutivo per l'attaccante, che aveva iniziato la stagione alla Castanese, che sblocca così la partita. L'immagine della Sestese è tutta nella punizione di Lunghi alle stelle, mentre nel finale l'Accademia Pavese manca due clamorose occasioni per chiuderla. Prima Anelli manda a lato cercando di cogliere di sorpresa Menegon, poi l'attaccante classe 1996 spara addosso al portiere della Sestese in uscita, sciupando così l'occasione del 2-0. Ma in avvio di ripresa è proprio Anelli a farsi perdonare. Cross dalla destra velenoso di Maggi dopo una sgroppata del numero 8. Menegon smanaccia ma tiene viva la minaccia, e Anelli è pronto a correggere in rete di testa. 2-0 dopo soli 2 minuti di gioco, e gara ancor più indirizzata, mentre l'attaccante riceve giustamente l'abbraccio dei compagni. La Sestese prova a reagire, ma il tiro di Papasoda era una telefonata per Aglio. Buona la sua prova soprattutto in uscita, mentre al decimo la Sestese resta anche in 10 uomini. Cusaro apre troppo il gomito per contenere l'ennesima folata di Dio, e per l'arbitro è espulsione diretta del centrale di Fiorenzo Roncari. Va nelle proteste la Sestese in 10 uomini, ha anche l'occasione per riaprirla, ma Selpa si attarda troppo a calciare e Aglio mette in corner. Così l'Accademia può respirare, c'è tempo ancora per una parata di Aglio su tiro di Colombo, entrato poi nella ripresa. Ma alla mezz'ora arriva il tris. Menegon para sul tiro da fuori di Vassallo, ma non può nulla sulla seconda conclusione di Anelli, che sempre con il tap-in trova la doppietta personale che chiude definitivamente la partita. L'Accademia esulta per il primo successo stagionale. La Sestese potrà rifarsi mercoledì in Coppa Italia.